Mister Abbondanza, una gran bella vittoria qui a Cerignola. Dopo il primo tempo, chiuso in svantaggio, una doppietta di Improta ci regala veramente tre punti importanti anche per il morale. Sì, ci siamo ripresi tre punti che purtroppo abbiamo perso per un errore nostro a Francavilla. Siamo contenti, al di là del risultato, anche della prestazione, perché anche nel primo tempo, pur non soffrendo, abbiamo preso il gol dello svantaggio. Mister, è stata una vittoria importante perché è arrivata una bella reazione anche della squadra. Dopo il vantaggio del Cerignola non si è abbassata mai la squadra, nel secondo tempo praticamente ha dominato il campo, non ha rischiato nulla, nemmeno forse dopo il 2-1 diciamo così, di Improta, quindi un bel passo anche per il turno infrasettimanale. Sì, abbiamo trovato finalmente la nostra fisionomia, credo che i ragazzi stiano giocando bene, la partita l'abbiamo preparata nel miglior modo possibile e abbiamo dimostrato ancora una volta di poter giocare contro tutti. Dove può arrivare questa squadra? Il nostro obiettivo è sicuramente la salvezza attraverso i play-out. Se proprio dobbiamo auspicare qualcosa di maggiore, speriamo di salvarci senza addirittura i play-out. Direttore, siamo con il direttore sportivo Paolo Filos del Real Agraversa. Direttore, una vittoria importante per tanti motivi, perché va a cancellare l'errore, come ha detto bene prima il mister Abbondanza, parte soprattutto dal fatto che comunque arriva una doppietta di un attaccante che si è ripreso il Real Agraversa, quindi è veramente bella questa vittoria qui in Puglia. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare la società del Cerignola per la splendida accoglienza che ci ha riservato dal primo minuto che abbiamo messo piede al Monterisi. E di questo li ringraziamo pubblicamente a nome personale dello staff tecnico e a nome del presidente Pellegrino che ci teneva a questa precisazione. Hai detto bene, noi siamo una squadra giovane, volevamo riscattare sicuramente l'errore clamoroso di Francavilla che già ci siamo messi alle spalle. Di quella partita, l'ho detto più volte, abbiamo preso il risultato, la vittoria sul campo, che i ragazzi hanno risposto bene. Mister De Stefano, Mister Abbondanza e tutto lo staff hanno lavorato in settimana tantissimo e hanno preparato bene la gara contro una delle squadre che gioca a calcio, perché il Cerignola è una squadra che gioca a calcio e il primo tempo l'ha dimostrato. Poi dopo ci è voluto veramente un grande Real Agraversa e abbiamo vinto questa partita. Giancarlo Improta è un attaccante che, quando l'abbiamo preso, tutti quanti dicevano sta fuori rosa e qui e lì, ma purtroppo da fuori si parla tanto e Radio Tantam fa un po' di confusione. Giancarlo è un ragazzo, un professionista serio. Quando è prevenuto ha preso il Covid e ha avuto problemi di salute abbastanza importanti, ha superato, poi dopo, perché noi siamo stati una delle società più di prima di tutte che all'inizio abbiamo pagato questo dazio, e poi dopo l'abbiamo aspettato e già dalla partita di Francavilla, ma sono già tre domeniche che Giancarlo ci sta dando una grossa mano. Ma io più di Giancarlo voglio elogiare proprio tutta la squadra, il gruppo. Questo è un grande gruppo che formano dei grandi uomini. Direttore, una battuta, 30 secondi su Capone, tesserato praticamente ieri, entra in campo e riesce subito a fare, diciamo così, una buona parte di partite, per non dire la differenza. Capone è stato un ragazzo che mister De Stefano mi ha chiesto espressamente. Ringraziamo gli amici del Giuliano perché comunque ci hanno accontentato di questa situazione. E si è andato tutta la settimana con noi ed è stato tesserato venerdì, quindi è partito con noi il ritiro ieri. Oggi il mister Abbondanza è ritenuto opportuno buttarlo nella mischia, ragazzi, si è fatto trovare pronto. Grazie mille. Grazie a voi.